Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi un video anomalo, un video però ecco, un suggerimento più che altro. E vi sto facendo vedere delle immagini del mio quartiere. Io sono di Bari, in un quartiere di Bari che si chiama Fesca. E io abito a 150 metri dal mare, quindi vi sto facendo vedere le immagini di dove vivo io. Ed è qualcosa di straordinario essere a due passi dal mare. Chi ha questa fortuna, insomma, la riconosce ed è bellissimo. E diceva Giuseppe, ma stai facendo sto video, ma cosa c'entra il mare con gli uccelli? Ecco, io volevo lanciare un messaggio che secondo me è importante. Io vivo a Bari, il mio allevamento è a Bari. Vi ricordo che le nostre temperature sono abbastanza miti, quindi cioè, i 6-7 gradi li raggiungiamo a malapena, quindi oggi in questo momento ci sono 14-15 gradi. Quindi abbiamo noi, soprattutto quelli del sud, abbiamo tutte le opportunità per partire molto tempo prima per la riproduzione dei nostri piccoli. Io però siamo ai primi giorni di febbraio, io non ho ancora fatto le coppie, non sono ancora partito. Il suggerimento qual è? Ragazzi, laddove abbiamo l'opportunità, la possibilità, non modifichiamo troppo la natura. Vi ricordo che i canarini si riproducono a marzo, in primavera. Cioè, vedere già nidiate con i piccoli. Sicuramente poi ognuno di noi ha un tipo di allevamento fatto in un certo modo, con la temperatura. Ok, capisco anche questo, però non andiamo troppo a modificare quella che è la natura, perché poi l'insuccesso è dietro l'angolo, quindi laddove ecco, la canarina può aspettare un po' prima di fare il nido, prima di accoppiarsi, prendetevi tutto il tempo che vi serve, perché non è tardi, anzi è prestissimo. Nonostante qui al sud ci siano queste temperature, io non ho ancora fatto le coppie. Io per fine mese, fine febbraio, farò le coppie, metà febbraio, ma vediamo un po' i giorni perché sono già parecchi giorni che ci sono giornate bellissime come questa qui, quindi aspettiamo ancora un po'. Io sto cercando di, come dire, tirare la corda quanto più posso, perché far fare le uova e poi magari capita un periodo, una settimana di basse temperature, quindi i piccoli non nascono e voglio dire, l'insuccesso poi non ti stimola bene, invece magari quando le cose vanno bene vieni tentato a fare sempre meglio, no? E quindi non abbiate fretta, con calma, e sicuramente si riprodurranno, sicuramente otterremo dei risultati, però non abbiate fretta. Così come dicevo prima, qui si cammina con la maglia, non c'è necessità di avere il giubbotto, quindi le temperature è già oltre una settimana che sono molto, molto miti, molto tranquille, quindi qual è il periodo migliore per poter pensare di partire con la riproduzione? Ma invece no, ragazzi, non lasciatevi coinvolgere in questo perché poi è facile commettere errori, quindi trattenete, aspettate un po' senza fretta e vedete che sicuramente i risultati verranno, tranquilli.
ragazzi, questo è stato un video brevissimo, però ecco, un'attenzione che ho voluto portare a tutti voi. E comunque sono stato ispirato sicuramente da questo mare splendido che vedete alle mie spalle. E naturalmente la prossima volta vedremo di fare video molto più interessanti rispetto a questo, però ecco, ho voluto condividere con voi questa bella giornata e questa bella città che è Bari, e approfitto per ricordarvi che quando verrete a trovarmi, così come state già facendo in molti, ce la facciamo una passeggiata da queste parti, che insomma la mia città è molto bella, quindi mi è piaciuto, ecco, promuovere anche quello che è il mio quartiere, quella che è la mia città, con tutte le sue particolarità. Ecco, intanto vi saluto, vi abbraccio tutti e ci vediamo molto presto. Ciao!